attimo che vi do il video. Allora, il dottor Giuseppe Moiolo, qui a Villa San Giovanni con i giovani sviluppo del Meridione, è proprio vero? Sì, è vero, è iniziata una nuova fase di sviluppo, una nuova fase in cui noi giovani diventiamo parte preponderante di questa vita politica, di questa vita istituzionale. È arrivato il momento di lavorare insieme per questa Calabria, per far iniziare una fase nuova. Già il nostro governatore ieri ci ha fatto veramente quasi emozionare, diciamo, con quelle belle parole in riferimento al lavoro che la Regione Calabria sta conducendo veramente in questo inizio di legislatura. Sicuramente il governo regionale sta lavorando per i giovani e noi veramente non facciamo altro che essere da stimolo per lavorare insieme a loro, insomma, ecco. Ecco, Giuseppe Moiolo si occupa di trasporti, vogliamo approfondire quello che è stato, diciamo, il suo ruolo in queste tre giornate di incontro? Io quella che conduco è una battaglia ormai da tempo, anche al di fuori della politica, in unione anche con i sindacati, con le parti sociali. Infatti ieri erano presenti anche diversi segretari regionali, come quello di Fasse Ferrovie, Enzo Rogolino e dell'Orsa, il signor Piazza. E effettivamente ieri quello che abbiamo cercato è quello di fare una realizzazione realistica, ecco, di un quadro generale della situazione della Regione Calabria, insomma, in quale che non versa nelle migliori delle condizioni. Insomma, abbiamo una 3 che ancora addirittura ieri l'onorevole Foti parlava di una conclusione dei lavori nel 2018, e una statale 106 che tristemente ogni anno, diciamo, si fa registrare, insomma, per gli innumerevoli incidenti. Poi, per non parlare poi di ferrovie e di aeroporti, insomma, gli aeroporti servono veramente come slancio al turismo. Il tema era il sale del turismo, infrastrutture e trasporti. Il turismo è il volano deve essere il volano di questa regione, deve essere il volano di noi giovani soprattutto, ed è veramente importante che ci siano delle infrastrutture e dei trasporti veramente eccellenti per far sì che, insomma, tanta gente venga a vedere questa nostra bella regione. Ecco, lei parla di infrastrutture e trasporti. Se dovesse dare un voto da 1 a 10 a quelle che sono le nostre infrastrutture, parliamo di strade, eccetera, che voto darebbe in questo momento alla Calabria intera, o comunque parliamo anche se della sola provincia di Reggio? Niente, se la, un voto... Ecco, a che punto siamo? A 1, a 2 o a 3? A 1 direi addirittura, perché, insomma, la situazione dei trasporti non è che sia veramente il massimo. All'interno della nostra provincia ancora, diciamo, ci sono tanti nodi da sciogliere. Abbiamo una SOGAS, insomma, che ogni giorno perdi 10.000 euro al giorno. Insomma, abbiamo, insomma, delle situazioni, dei nodi gordiani che vanno risolti in maniera assoluta, e sono sicuro che questo governo regionale riuscirà a fare tutto questo, perché, insomma, è arrivata la svolta con Giuseppe Scopelliti. Va bene, con questa ventata di ottimismo, in considerazione del fatto che quando si è così in basso non si può che migliorare, salutiamo il dottor Giuseppe Moiolo e a breve assisteremo a quello che è l'ultima mattinata di questo 11-13 novembre 2010 qua a Villa San Giovanni. Grazie. Grazie a voi. Insieme all'assessore Antonio Caridi parliamo dei giovani sviluppo del Meridione. Questo è la seconda edizione di questo seminario. Sviluppo ma anche risorsa. Sì, i giovani del Popolo delle Libertà oggi stanno dimostrando di avere iniziative e voler metterle in campo. Queste iniziative sicuramente avvicinano i giovani alla politica. Oggi è importante che una classe dirigente giovane venga formata alla politica che oggi viene criticata, ma realmente è quella che va a governare le sorti di una regione, le sorti di un governo. Quindi noi, classe politica emergente, dobbiamo cercare di coinvolgere i giovani in questo scenario calabrese e spiegare quali sono gli incentivi che oggi stiamo mettendo in campo, incentivi non soltanto per i giovani ma anche per le aziende esistenti, quindi spiegare loro, trasferire un messaggio positivo, e che questo messaggio positivo riesca a creare nuove opportunità per le tante eccellenze che vanno poi dalla Calabria. È un tema molto difficile quello dei giovani però, assessore, anche perché le statistiche ci dicono che i giovani dai 25 ai 30 anni purtroppo in questa fase vivono una crisi generazionale, cioè sono senza lavoro e senza prospettiva, quindi è un'impresa ardua.
un'impresa ardua sicuramente, ma non impossibile. Noi abbiamo un progetto politico che stiamo mettendo in atto, dobbiamo trasferire questo messaggio in modo positivo, spiegare a tanti giovani ormai che il posto fisso è finito, ci sono opportunità imprenditoriali soprattutto, e spiegare ai nostri giovani che fare impresa vuol dire non soltanto aprire un negozio di abbigliamento o altre attività commerciali, ma si può fare anche azienda agricola, azienda turistica, quindi opportunità da mettere in campo, opportunità che oggi la classe politica del passato non ha saputo trasmettere ai giovani, perché abbiamo avuto sempre una regione che si è basata sulle forme assistenziali, ma bisogna anche spiegare loro che bisogna fare dei sacrifici, sacrifici della politica oggi, ma anche e soprattutto di tanti giovani che ci circondano, quindi opportunità che possono mettere in campo. Io ci credo, lo sto attuando a livello regionale, è un messaggio che deve essere trasferito ma soprattutto attuato nella nostra realtà. Ecco, lei ha il polso della situazione, visto e considerato che gira tutta la Calabria tutti i giorni della settimana e incontra molti giovani. In uno degli ultimi incontri, se non sbaglio, lei puntava molto anche su quella che è l'importanza della formazione. Sì, la formazione oggi è indispensabile e fondamentale per lo sviluppo della Calabria, non si può inventare niente e non si deve inventare niente, dobbiamo lanciare un messaggio di formazione, quindi stiamo pensando anche a un corso di formazione per gli imprenditori calabresi, cioè formare quelle persone che hanno le attitudini e soprattutto non soltanto le attitudini ma anche le qualità per fare gli imprenditori. Fare l'imprenditore non sarà sicuramente facile, ma non impossibile, perché l'imprenditore deve garantire un prodotto d'eccellenza ma anche deve garantire quelle persone che vanno a lavorare l'azienda stessa, quindi creare una qualità di vita ai dipendenti stessi, ma formare quel prodotto di eccellenza che viene stimato a livello nazionale e anche internazionale. Ecco, lei è assessore alle attività produttive, è un compito molto duro anche questo. Cosa pensa di lasciare da qua a 5 anni? Ma non devo dire che è duro, qualche consigliere, ex consigliere d'opposizione ha denominato l'assessorato attività produttive come assessorato attività improduttive, ma io voglio invitarlo a venire a vedere qual è l'attività che abbiamo svolto in soltanto 6 mesi. Attività produttiva voleva dire prima la Regione Calabria qualche contributo a qualche fiera sporadica, oggi abbiamo creato un pacchetto, un piano di azione di rilancio per l'economia calabrese, quindi non soltanto nuovi incentivi ma soprattutto guardando al progresso delle imprese stesse, quindi è difficile accesso al credito, moratoria dei debiti e quindi un pacchetto soltanto che va a aiutare le aziende calabresi in tutto e per tutto, condiviso da Confindustria, Assindustria e Camera di Commercio, quindi devo dire che un'azione di rilancio studiata, condivisa dalle parti sociali, quindi dal mondo imprenditoriale. Ecco, un'ultima domanda, qual è il messaggio da lanciare a questi giovani del PDL, molti dei quali si avvicinano per la prima volta alla politica? Ma che il PDL ha una classe dirigente giovane che si vuole avvicinare alla politica e si sta avvicinando alla politica. Io mi ritengo un giovane, ho soltanto 40 anni, anche avendo una grande esperienza, una lunga esperienza soprattutto alle spalle, e quindi condivido con loro i momenti di difficoltà che in questo momento vive la politica. Quindi il messaggio principale è di guardare la Calabria con positività, a una Calabria che vuole rinascere, una Calabria che in questo contesto di crisi nazionale è stata sempre abituata. Quindi noi rispetto alle altre regioni oggi siamo avvantaggiati. Grazie, è tutto. Insieme al senatore Francesco Nitto Palma, sottosegretario al Ministero degli Interni. Senatore, parliamo oggi di potenzialità e nello stesso tempo di criticità del territorio calabrese, un territorio molto spesso cosiddetto di confine. Lei in merito cosa ne pensa? Ma guardi, prima di tutto penso che la manifestazione che è stata organizzata dai giovani del Popolo della Libertà sia una cosa molto positiva ed è la dimostrazione dell'esistenza di grandi sedi di confronto e di dibattito all'interno del nostro partito. Riguardo al tema specifico, io personalmente ritengo che la Calabria, oltre a essere una regione bellissima, è una regione ricchissima, con fortissime potenzialità. Ritengo altresì però che a causa di una serie di fattori, fra i quali vi è con una notevole incidenza anche la criminalità organizzata, vi siano forti ostacoli allo sviluppo di questa regione. Quindi per quello che riguarda l'azione del Ministero dell'Interno,
il recupero della legalità, il contrasto alla criminalità organizzata si pongono come due momenti essenziali per eliminare uno degli ostacoli che vi sono, forse il più importante, uno degli ostacoli che vi sono alle condizioni di sviluppo di questa regione. Ecco, l'altro paradosso secondo noi è questo: è vero, lo Stato negli ultimi anni è intervenuto in maniera come mai aveva fatto prima, repressiva nei confronti dell''ndrangheta, però d'altro canto la politica non mostra avere la stessa forza nel proporre piani di sviluppo concreti. Questo secondo noi può essere uno dei temi da trattare in futuro. E i giovani, scusi, i giovani, il titolo di questo seminario, sviluppo del meridione. Sviluppo e risorsa anche. Sviluppo e risorsa del meridione, ma è chiaro che sotto questo profilo il discorso si fa più complesso, perché per garantire le condizioni dello sviluppo di una regione vi è necessità di una forte efficienza della politica nazionale, di una forte efficienza della politica regionale e della politica locale, vi è la necessità della efficienza della pubblica amministrazione, che deve essere, come dire, un momento di favore rispetto allo sviluppo e non, come spesso accade, anch'essa un ostacolo attraverso una burocrazia spesso molto lenta. Ma io devo dire la verità che nutro delle speranze serie, legittime, concrete in ordine alle condizioni di sviluppo della Calabria. Io credo che sia stato molto importante la vittoria alle regionali da parte di Peppe Scopelliti, il quale ha dimostrato qua a Reggio Calabria come sindaco per 7 anni la possibilità, con una politica giovane, con una politica moderna, di modificare di molto il volto di una città sotto tutti i profili. E il primo periodo di operato di Scopelliti alla Regione Calabria mi sembra che sia un primo periodo particolarmente positivo, con grande coraggio. Penso a tutto quello che sta facendo nel mondo della sanità, quindi mi pare che complessivamente le condizioni per essere ottimisti per il futuro vi siano. Voi sapete quello che è stato fatto in tema di contrasto alla criminalità organizzata, quindi niente scetticismi, niente rassegnazioni, forza, energia, e che i calabresi dedichino alla Calabria quelle energie positive, quelle intelligenze, quelle capacità che fino adesso sono stati utili solo alla crescita di altre regioni. Grazie. Qui alla chiusura di questa 3 giorni organizzata dal coordinamento provinciale della Giovane Italia e dal GIPE. Grazie agli ospiti che sono qui, al senatore Lito Francesco Palma, all'assessore Antonio Carini, Daniele Romeo e Francesco Pirovarino, che oggi ci parleranno di Calabria, di sviluppo e di giovani. Io sono un po' emozionato, perché credo che sia l'ultima attività da movimento giovanile che farò, quindi poi ci dedicheremo a fare altro. Le nuove leve ci sono, hanno dimostrato in questi giorni di saperci fare, di saper gestire degli eventi e di saper gestire il movimento giovanile. Lascio la parola a Francesco Pirovarino, coordinatore regionale della Giovane Italia. Buongiorno a tutti e grazie per essere qui oggi. Io prima di tutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa bella manifestazione di oggi, Pasquale, Domenico, Sonia e Barbaro, che insomma l'abbiamo sentita 25 volte insomma, in questi giorni, e forse a loro dobbiamo un applauso maggiore, quindi grazie a chi ha organizzato oggi questa manifestazione. Si parla un po' di giovani, di politiche giovanili, di sviluppo. Voglio solo fare qualche riflessione sui giovani, forse al di là anche della retorica. Noi viviamo la situazione del mondo giovanile, che è una situazione oggi oggettivamente diversa rispetto al passato, anche se forse la politica continua a interpretarla con chiavi che appartengono più forse ai nostri padri che ai nostri figli. Noi oggi
siamo una generazione di giovani che in buona dire una soluzione di precarietà esterna, in buona parte è esclusa dagli ammortizzatori sociali. Noi oggi sentiamo tante riflessioni giuste, per carità, perché qualcuno dice io sono in cassa integrazione, devo pagare il mutuo e vivo con 800 euro al mese. Buona parte della nostra generazione è completamente esclusa dalla cassa integrazione della mobilità, buona parte della nostra generazione non ha il mutuo perché non ha una casa e non ha nessuno che glielo fa. E la politica molte volte in agenda parla più di vizi e virtù personali di qualcuno anziché parlare dei problemi reali dello sviluppo. Ora, senza nulla togliere, perché vorrei cercare di essere anche breve, aggiungendo anche qualcosa di diverso, magari il dibattito politico potrebbe, il confronto potrebbe essere focalizzato a parlare di sviluppo, cioè i giovani e lo sviluppo, cioè, ma, e di modelli di sviluppo. Abbiamo parlato nei giorni scorsi di infrastrutture e trasporti, senza nulla togliere, ma aggiungendo qualcosa a quello che abbiamo detto. Aggiungiamo anche, e lo dico all'assessore Carini, no? C'è l'attenzione all'infrastrutturazione leggera, cioè all'infrastrutturazione digitale, cioè accanto a una economia pesante, l'economia su Catania, su Comba, ai porti, al trasporto navale, c'è un'economia digitale, un'economia più leggera che può aggiungere efficienza alla pubblica amministrazione, che può aggiungere efficienza al mondo delle imprese e che in Calabria noi tante volte, in molte zone della Calabria abbiamo la difficoltà di accedere al servizio internet. Questo è uno dei problemi più importanti. Allora guardiamo allo sviluppo guardando anche a queste tematiche, cioè aggiungendo efficienza, aggiungere efficienza oggi a, soprattutto alla pubblica amministrazione significa ridurre costi significa lasciare alle nostre generazioni, alle generazioni future, uno Stato meno povero. Le uniche parole chiare in questo senso fosse lo stile dire al governatore della Banca d'Italia qualche settimana fa, che diceva il prezzo più alto della crisi saranno destinate a pagarle le nuove generazioni. È in quello che dobbiamo intervenire. Il confronto politico lo dobbiamo centralizzare su quelle tematiche e non sui vizi, i gossip o diciamo, le varie situazioni che leggiamo sui giornali che poco hanno a che fare con le problematiche reali che viviamo come generazione di giovani. E per questo io mi avvio rapidamente, insomma, vuole essere solo un saluto, mi avvio rapidamente alla conclusione. E per questo che voglio dire, per fortuna, anche oggi noi abbiamo la fortuna di avere in Calabria una classe di rottamatori, perché i rottamatori non sono soltanto in Toscana, no? Cioè la giunta Scopelite, questa esperienza dell'amministrazione per la prima volta propone una visione strategica chiara di governo del territorio, una visione che guarda a sud, una visione che guarda alle infrastrutture con una logica di sviluppo, una visione che guarda una prospettiva reale. Per la prima volta nel confronto si inizia a discutere di come fare lo sviluppo, poi su quello si può sicuramente migliorare, no? Ognuno di noi può avere delle idee. I giovani possono dare un contributo nel proporre modelli di sviluppo diverso o nell'arricchire una visione, ma è su quello che il confronto deve essere posto. È su quello che il confronto c'è la necessità di riportare quegli argomenti nell'agenda politica locale e nazionale e anche in quella dei sindacati, che forse sono troppe volte legati magari alla difesa e alla tutela di posizioni che oggi per noi, e lo dico senza retorica, rappresentano a volte più dei privilegi che dei diritti. Quindi, perché tanti diritti la nostra generazione non li vive. Per cui c'è tanto da lottare nei partiti, nei sindacati, e c'è da lottare non persone, ma culture, con idee. Ed è questo, cioè rottamare un modo, una cultura, e questo è il contributo che i giovani possono dare, rottamare una cultura, un modo di vedere e riportare il confronto sulle problematiche vere che riguardano il nostro futuro e il nostro sviluppo. Io mi voglio fermare qui. Per un imprevisto, per ragioni sue personali, non è potuto essere qui presente oggi, nonostante avrebbe dovuto. Una riunione di partita alle 10 allora. Come? Una riunione di partita alle 10 allora. Beh, hai aggiunto. Vabbè, mi fermo qui. Sì, grazie Francesco. Sicuramente hai ragione, c'è da rottamare un modo di pensare in Calabria. In Calabria! Ma tu non sei da rottamare, senatore, tu sei più giovane di noi sicuramente. Do la parola al presidente regionale della Giovane Italia, Daniele Romeo. Grazie per l'invito alla manifestazione, quindi grazie a Pasquale, grazie a Domenico Rosidano. Io
partirei da, proprio da questo concetto. La Calabria è terra di cambiamento, ma io non sono convinto che sia da rottamare tutta una classe politica, anche quella fatta dai più grandi. Io penso più che altro che sia da rottamare un tipo di concezione della politica, del fare e del vivere della politica, che purtroppo è inizio in noi calabresi e molto probabilmente in noi regimi in particolare. Io credo che il cambiamento vero passa non soltanto da una classe dirigente nuova, che è quella che si è fermata oggi a livello regionale, che poi una classe dirigente fatta da persone comunque molto giovani, a partire da un presidente che è poco più che quarantenne, a passare per assessori come Totò Caridi, che è qui oggi, o Giacomo Mancini, che abbiamo visto ieri, che sono comunque personaggi nuovi della politica, ma che hanno comunque un trascorso molto importante e che viene dai movimenti giovanili, dai partiti di appartenenza, che sono dei partiti comunque diversi dal nostro, nessuno dei due viene da forza dell'Alleanza Nazionale, ma che comunque hanno scelto un percorso che è un percorso di cambiamento, un percorso che debba portare al nuovo in Calabria e a specchiare quei meccanismi che hanno corroso la politica regionale. Ed è per questo che io credo che già qualcosa di molto importante è stato fatto in questi pochissimi mesi di governo regionale. Pensate che la maggior parte dei direttori generali dell'amministrazione regionale sono persone che comunque hanno meno di 50 anni, Toto, aiutami, meno di 50 anni, e questo è importante, vuol dire che c'è una classe dirigente nuova che si afferma non soltanto a livello politico ma anche a livello amministrativo, e questo è dovuto quindi anche al pensiero positivo di un presidente che è giovane, poco più grande di noi, e che vuole realmente dare un'impronta di cambiamento alla Calabria. E oggi che noi ragazzi dobbiamo costruire il nuovo movimento giovanile di questo grande partito del PDL, nonostante i grandi problemi che si sono creati in quest'ultimo momento, credo che dobbiamo guardare con attenzione a questo nuovo modo di fare politica, a questa nuova classe dirigente. Guardate, io penso che, te lo dico, oggi leggevo il Corriere della Sera, c'è un sondaggio di Mannheimer che dice che il PDL è comunque il primo partito in Italia, con circa il 26%, da poi dei dati che secondo me sono molto compatti, da FLI all'8%, dalla Lega a circa il 12%, però c'è un dato da prendere in questa situazione. Nonostante tutte le critiche che stanno venendo su Berlusconi, sul nostro partito, nonostante tutto ciò, nonostante una RAI che è schierata con programmi che sono di parte, vi riferisco a Fazio, a Santoro e tutto il resto, nonostante alla parte del Bunga Bunga di cui prima si parlava, che non ci interessa, perché noi pensiamo alla politica, ma non al gossip. Nonostante tutto ciò, il nostro è un governo che ha fatto tanto, perché probabilmente queste critiche che sono venute addosso a Berlusconi hanno un po' offuscato la fase positiva di questo governo. Però io pensavo a due cose molto importanti che sono accadute da quando Berlusconi è presidente del governo, e che nonostante la crisi globale Berlusconi è riuscito a tenere testa alle nazioni più importanti e più ricche del mondo. Voi pensate che Berlusconi ha incontrato due campagne elettorali da quando è presidente del governo: la prima le europee, dalle quali siamo usciti nettamente vincitori; la seconda le regionali, dalle quali siamo usciti forti in maniera esponenziale. Quindi questo vuol dire che il governo Berlusconi è tuttora molto apprezzato dagli italiani, nonostante quello che sta accadendo, nonostante tra virgolette il gossip dei giornali. Questo ci fa capire che noi dobbiamo essere portatori di questi valori positivi del presidente Berlusconi e dell'amministrazione Berlusconi. Dobbiamo essere capaci di andare in giro per strada a raccontare ciò che di buono sta venendo fuori da questo governo. Però molto probabilmente l'immobilismo che in questa fase ci sta contraddistinguendo, purtroppo, non ci porta ad essere propositivi. Io vedrei il nostro movimento come un movimento che sia sulla strada, che sia sul marciapiede, che organizzasse momenti di incontro come questo, ma che riuscisse a parlare alla gente. Soprattutto oggi, in cui il sistema politico, il sistema elettorale, cioè quello delle liste bloccate, purtroppo fa sì che la gente non possa discutere con i propri candidati e con i propri eletti. Allora a me piacerebbe che dal basso i movimenti giovanili, ma così anche i consiglieri comunali, provinciali, regionali, riuscissero a stare di nuovo per le strade, a parlare con la gente, a far capire loro cosa di buono si sta facendo a tutti i livelli.
Allora è da questa esperienza che io penso si debba ripartire e si debba essere convinti e certi che tanto di buono si è fatto e molto ancora si potrà fare. Io penso che al di là delle ferie politiche di questi tempi, che sono forse più personali che politiche, credo che noi dobbiamo essere convinti che stiamo lavorando tutti insieme per un grande progetto, per il progetto della creazione di un grande movimento giovanile che è la Giovanitalia, che debba superare quelle antitesi che non fanno parte dei movimenti giovanili. Io penso che ognuno di noi debba avere la coscienza e la consapevolezza che sta lavorando per arricchire il proprio bagaglio personale a livello culturale e a livello politico, e può soltanto portare del bene al proprio territorio, al posto per cui lavora e per cui fa politica, quindi alla nostra terra, alla nostra Calabria, alla nostra provincia di Reggio Calabria e a tutto il territorio regionale. Grazie. Una cosa rapida. Andiamo di corsa. No, molto giovani. Vabbè, ci sei tu qui. Direi di dare la parola all'assessore Antonio Carini, che sicuramente, oltre ad essere un assessore giovane, ha una delle deleghe più importanti e più significative, forse quella che più inciderà sullo sviluppo della Calabria e dei nostri territori, ma anche inciderà su molti giovani che si apprestano a fare impresa, che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Quindi lascio la parola ad Antonio, grazie. Grazie Pasquale, saluto tutti i partecipanti, sindaco di Villa e molti amministratori presenti, e dico finalmente il PDL, la giornata in questo momento organizzano questi momenti di incontro che sono fondamentali, importanti, ma soprattutto fanno discutere di politica, e quindi voglio molti giovani che hanno la politica ma conoscono la politica soltanto in campagna elettorale, quindi da un momento di confronto e anche di dibattito con noi amministratori. E condivido l'idea di Daniele precedentemente detta, che oggi la Giovane Italia, il PDL, deve scendere anche alle piazze. Nelle piazze, quindi discutere con la gente, confrontarsi, e di questo dobbiamo prendere anche lezioni dalla Lega Nord. Cioè, se oggi la Lega Nord ha un consenso al Nord elevato, vuol dire che riesce a dialogare, riesce a comunicare e quindi riesce anche ad acquisire un consenso che in campagna elettorale è fondamentale ed è importante. Quindi come amministratore abbiamo questo compito, anche noi, di trasferire molti giovani che vogliono fare aziende in questo momento con l'incarico che ricopre a livello regionale, l'importanza e le risorse che il giovane è nello scenario politico della regione Calabria. E quindi spiegare loro, e lo stiamo già facendo a livello regionale nelle tante assemblee che stiamo facendo, quale possono essere linee di intervento che i giovani possono accedere ai finanziamenti regionali. Finanziamenti regionali studiati e condivisi come strategicamente dal tavolo dell'economia. Io il primo passaggio fondamentale e importante che ho fatto è riunire intorno al tavolo Confcommercio, le Camere di Commercio, Confindustria, e chiedere loro quali sono le esigenze in questo momento delle imprese calabresi. E dopo aver dialogato e quindi recepito quali sono le esigenze, abbiamo studiato queste azioni di rilancio economico che sono circa 120 milioni di euro, ma non voglio parlare della cifra, ma voglio parlare della strategia che vogliamo mettere in campo. Quindi le aziende hanno richiesto alla Regione Calabria un maggior accesso al credito, un valutatore dei debiti, non soltanto nuovi finanziamenti, quindi anche le aziende calabresi stanno cambiando mentalità, quindi non chiedendo finanziamenti a fondo perduto, ma chiedendo una strategia regionale. Quindi questa strategia, che proprio l'altro ieri a livello nazionale ci sono riconosciuta anche il TG1 con 3 minuti di intervista a me il Presidente, quindi apprezzata anche a livello nazionale, apprezzata dalle aziende, e devo dire che questa condivisione che abbiamo messo in atto è stata apprezzata a livello regionale. Sono molti gli amministratori, devo dire molti gli amministratori giovani, che in questo momento mi stanno chiedendo di andare a fare visite nei comuni. L'altro ieri siamo stati a Crisolia, un comune che storicamente è stato di sinistra, ma devo dire un'assemblea molto partecipata, c'erano circa 200 persone, è stata apprezzata l'azione regionale che stiamo mettendo in campo. Quindi con questa azione secondo me riusciremo anche, e molti giovani in questo momento sono attratti da forze che non sono quelle del PDL, a farli avvicinare ai nostri movimenti. Quindi è un'azione che dobbiamo mettere in campo non singolarmente ma come partito, e su questo do la mia disponibilità anche a giovani nei comuni e incontrare i giovani che secondo il punto di vista sono una risorsa a livello regionale, e
la strategia al momento è quella di lavorare sulle aziende esistenti, perché molte volte pensiamo alle aziende nuove, ma tralasciamo l'importanza delle aziende che ci sono sul territorio e che oggi sono una risorsa, perché hanno un'occupazione in Calabria elevata. Quindi stiamo studiando anche le forme di finanziamento per i giovani che devono capire qual è l'importanza dell'azienda stessa, perché oggi l'azienda deve assistere, deve salvaguardare anche il lavoratore che è all'interno dell'azienda stessa, quindi dei finanziamenti per delle nuove aziende, e su questo ci stiamo studiando. Ma abbiamo in mente, con Presidente Scopolini, anche di fare dei corsi di formazione per i giovani che vogliono fare impresa, e su questo insieme all'assessore Stivitano stiamo studiando una misura da mettere in campo. Un sistema di sviluppo è fondamentale per la Calabria e l'agricoltura. Si parla poco di questo sbocco occupazionale e imprenditoriale che può avere l'agricoltura in Calabria in questo momento. Noi a dicembre, si parla del Made in Calabria, stiamo attivando le misure sul consumo e spendi calabrese e abbiamo lanciato una sfida con i giovani di Confindustria che hanno dimostrato di avere capacità, e in quel manifesto che abbiamo fatto nel mese di agosto abbiamo voluto mettere sul manifesto anche la nostra faccia, perché vogliamo sfidare il sistema in questo momento che hanno attuato in Calabria, quindi una svolta anche politica in questo, e quindi vogliamo sfidare sul consumo spendi calabrese, che è una risorsa per la nostra Calabria, il sistema agroalimentare calabrese. La Calabria a livello nazionale è la sesta regione per prodotti tipici, prima della Puglia, prima della Sicilia, ma la Puglia e la Sicilia riescono a vendere il prodotto e riescono anche ad avere una visibilità nazionale, quindi serve una strategia e spiegare ai molti giovani che molte volte vogliono fare impresa che non impresa non vuol dire soltanto aprire un negozio di abbigliamento o altre attività commerciali, ma si può fare impresa anche avendo un'azienda agricola, un'azienda turistica, quindi gli incentivi ci sono e anche la strategia. Noi a dicembre apriremo alla Lamezia Terme la piattaforma per la certificazione agroalimentare. Questo che cosa vuol dire? Che il prodotto calabrese non verrà più confezionato in Calabria, ma vogliamo anche attivare le filiere di produzione, quindi un indotto economico non differente per la nostra Calabria. Ma devo dire che con i giovani, anche con i giovani di Confindustria, stiamo studiando anche delle altre strategie, quindi coinvolge il mondo giovanile nell'impresa, nello scenario calabrese. E quindi il PDL in questo ha un compito principale, un compito fondamentale. Noi che apparteniamo a questa forza politica che oggi deve parlare per quello che fa sul territorio, non per quello che si dice a livello nazionale, abbiamo le capacità per farlo e anche per dimostrarlo, e quindi spendere bene il lavoro che stiamo facendo in questi mesi, perché c'è una forma di concertazione con gli assessorati, perché il Presidente Scopolini riesce a stimolare l'assessore a farli lavorare e a farli girare sul territorio, quindi questa oggi è una grande risorsa che dobbiamo attuare. Quindi la squadra è solo disponibile per questa iniziativa anche a livello regionale non attuare, e di nuovo faccio i complimenti per queste iniziative che danno lustro a questo partito che noi rappresentiamo e dobbiamo rappresentare. Dicevi prima forze politiche a partenze diverse, io ho l'esperienza di quasi 13 anni all'UDC, ma ho fatto sempre scelte chiare, scelte nel momento in cui CCT, poi UDC al centrodestra, io lavoravo per quel partito. Nel momento in cui Casina ha scelto una scelta diversa, io ho aderito al PDL, perché la gente che vota al centrodestra e voglio arrivare al centrodestra. Grazie. Grazie Antonio per il tuo intervento. Intanto saluto il sindaco di Villa, Rocco Lavalle, nostro padrone di casa. Rocco verrà chiamato da qui a breve a importanti obiettivi da raggiungere, quale il ponte sullo stretto, quindi un applauso a Rocco di tutto l'impegno. È solo sua, secondo me, è solo sua. Do la parola al senatore Nito Palma, che è stato sempre attento a noi giovani, da un po' che lo conosco io. E anche a Villa San Giovanni, devo dire. Grazie. Qualche anno fa, credo circa 2 anni fa, in questo albergo io ho partecipato ai festeggiamenti per il matrimonio di Pasquale. Ignoravo, ritornando nello stesso albergo, che dovevo partecipare anche al funerale politico di Pasquale, dal momento che ha detto che questo è il suo ultimo intervento, sia pure nell'ambito del movimento giovanile. Vorrei anche, come dire, sottolineare in tempi di polemiche maliziose, che quando il Romeo
ha detto che lui ambisce a un movimento da marciapiede, e nella realtà ambisce a un movimento che sia radicato tra la gente, che vada nelle piazze, come diceva Caridi, e non a un qualcosa che può essere interpretato sotto i profili della legge Merlino. Venivamo qui a Reggio Calabria, io avevo letto il titolo dell'intervento di oggi e poi c'era scritto titolo però da confermare. Allora ho pensato, dico, ma che mi preparo a fare? Perché poi se mi cambiano il titolo all'ultimo momento diventa, come dire, un lavoro inutile. Però siccome questo titolo è rimasto fermo, e volendo io evidentemente fare un ragionamento di carattere più generale, io penso, e cercherò di sviluppare il discorso in termini di estrema sintesi, che le criticità reali di questa terra sono l'attuale situazione della politica nazionale, la politica regionale nel suo complesso, la politica locale, l'azione della pubblica amministrazione, il recupero della legalità e, ahimè, non vi arrabbiate, sono i giovani e spiegherò puntualmente perché, almeno dal mio punto di vista. Quando si fa politica vi è una necessità, e cioè che l'azione politica sia sostenuta dalla passione, sia sostenuta da un ideale e sia supportata dalla verità. Ferma restando qualsiasi critica e la legittimità di qualsiasi critica, la passione e la verità sono due momenti fondamentali per la politica. E se la politica va male, spesso va male perché la passione viene sostituita dall'interesse e la verità viene sostituita da una strumentale disinformazione. Noi sappiamo qual è l'attuale situazione politica nazionale. E così, parlando e discutendo con voi, vorrei, come dire, a voce alta pormi degli interrogativi. Il rispetto della Costituzione, sicché si è affermato che quando il Presidente Berlusconi afferma che di fatto il sistema elettorale ha consegnato nelle mani del popolo la indicazione del Presidente del Consiglio, e conseguentemente, ove mai vi dovesse essere la caduta del Presidente del Consiglio, si debba necessariamente andare a nuove elezioni, si risponde da parte di taluno, in particolare, come dire, il controcantante, che la nostra Costituzione prevede altro. E cioè prevede la possibilità per il Presidente della Repubblica di ricercare all'interno del Parlamento una eventuale diversa maggioranza. Non c'è dubbio alcuno che la Costituzione prevede tutto questo. Così come però non c'è dubbio alcuno che, siccome le decisioni che vengono assunte dal Presidente della Repubblica sono assunte anche come garante dell'unità nazionale, non si può prescindere da un sistema di fatto che si è realizzato in questo Paese con le ultime leggi elettorali. Si è votato un Presidente del Consiglio, si è votato un programma di governo, si è votata una coalizione. Io personalmente ritengo che il Presidente della Repubblica non consentirà mai un governo ribaltonista. E cioè non ne consentirà mai che la sua figura possa essere, come dire, in qualche modo accomunata alla figura di altro presidente che circa 16 anni fa invece questo Berlusconi, questo Ribaltone fece. Ma quello che mi viene da pensare è che, leggendo la nostra Costituzione, chi critica il Presidente del Consiglio sotto questo profilo si dimentica però che la nostra Costituzione non prevede, e tantomeno lo prevedono i regolamenti parlamentari, un ruolo attivo del Presidente della Camera. Non prevede
nell'assetto generale dei poteri che ogni tanto vengono, che troppo spesso vengono, come dire, inutilmente ricordati, non prevede che un Presidente della Camera possa chiedere le dimissioni del Presidente del Consiglio. Non prevede la nostra Costituzione che i ministri e i sottosegretari rimettano il loro mandato nelle mani del Presidente della Camera. Il che evidentemente equivale a dire che è corretto per ciascuno di voi e per ciascuno di noi allegare a sospetto e nutrire legittimi dubbi, attesa la non veridicità della prima affermazione, nei fatti quello che sono le affermazioni dell'attuale diaspora capeggiata dal Presidente. Presidente Fini dice, noi sfiduciamo questo governo perché questo governo è un governo fermo, è un governo che non ha realizzato ciò che aveva promesso, è un governo che ha bisogno di un colpo d'ala. Io direi, ragioniamo anche su questo in grande sintesi. E ragioniamoci con le parole del Presidente Fini, il quale ha ammesso che il nostro Ministro dell'Economia ha svolto un ottimo lavoro, tenendo a bada i conti in una situazione di crisi economica mondiale assolutamente eccezionale. Ha consentito con questa sua politica di rigore che l'Italia non rischiasse una situazione simile a quella della Grecia, ora dell'Irlanda e chissà domani della Spagna. E il Presidente Fini riconosce che la riforma universitaria avanzata dal Ministro Gelmini sia una riforma ottima e non a caso questa riforma è sostenuta sotto il profilo economico come risulta dalla legge di stabilità. Riconosce il Presidente Fini che l'azione del Ministero del Lavoro, quindi del Ministro Sacconi, è stata un'azione di assoluta apprezzabilità quando, con riferimento alle difficoltà lavorative conseguenti alla crisi mondiale, si è operato sul piano della casa integrazione ordinaria e straordinaria. Riconosce il Presidente Fini che l'azione del Ministero dell'Interno è stata un'azione assolutamente eccezionale. E allora mi chiedo se queste sono le premesse del discorso del Presidente Fini, perché bisogna sfiduciare questo governo. Probabilmente non per un ragionamento politico che riguarda l'azione del governo, ma evidentemente per un qualcosa che riguarda l'interno della maggioranza. Ancora, si dice vi è la necessità di un colpo d'ala dell'inserimento dell'UDC all'interno della compagine governativa al fine di compensare l'eccessivo peso che nell'azione di governo viene sviluppato dalla Lega. E per compensare questo eccessivo peso, nel frattempo si indebolisce il Popolo della Libertà, il Partito del Popolo della Libertà, che oggettivamente è il baluardo più importante per arrivare a questa compensazione. Ma tant'è, le scelte della politica sono quelle che sono e spesso, specialmente quando vengono fatti da politici dinamicati, possono pur nella loro incomprensibilità essere corrette. Però mi si deve spiegare la ragione per la quale, nell'idea di voler compensare l'eccessivo peso della Lega, l'altro ieri, nell'incontro tra il Presidente Fini e il Presidente Bossi, il Presidente Fini ha proposto, come d'articolo sul Corriere della Sera non smentito, al Ministro Bossi di affidare la responsabilità di Presidente del Consiglio o a Tremonti, che notoriamente è del Popolo della Libertà,
la persona più sensibile alla Lega o addirittura al ministro Maroni. Sicché noi sfiduciamo un governo con l'idea di compensare il peso della Lega e secondo l'idea del presidente Fini, e questa compensazione noi otteniamo dando la presidenza del Consiglio per ipotesi a Maroni. È legittimo ritenere che tutto quello che viene detto non corrisponda a vero e conseguentemente si ponga in contrasto con quella etica pubblica tanto richiamata a Bastia Umbra, un'etica pubblica che per esistere necessita della verità. Politica regionale. Io credo che la Calabria sia stata fortemente affaticata nel passato da chi l'ha rappresentata a livello regionale. E tanto per essere chiari, nel ragionare sul passato non ragiono solo sull'ultimo periodo del passato. Troppo spesso la politica regionale è stata appannaggio di politici senza passione, con molti interessi, di politici che non avevano a cuore le sorti della Calabria tanto quanto avevano a cuore le proprie sorti personali. Una politica in cui si è dato troppo spesso corso a ragionamenti clientelari e assistenziali che si hanno favorito in un sistema dove evidentemente ancora vi sono le preferenze, le rielezioni e quant'altro, non hanno a mio avviso giovato allo sviluppo di questa regione. Fortunatamente, qualche mese fa non è che il centrodestra ha rivinto la regione, l'ha rivinta Beppe Spopellini, cioè l'ha rivinta come presidente un politico di 40 anni che ha dimostrato qua a Reggio Calabria nei suoi 7 anni di sindacatura la sua bravura, la sua efficienza, la sua voglia di fare. E mi pare che i primi mesi del governo Scopelliti siano dei mesi estremamente positivi, siano dei mesi dove si sta intuendo il progetto generale e dove si cominciano a vedere delle scelte coraggiose che vanno in controtendenza rispetto al passato, ma che sono esse sì tutte finalizzate per un verso al recupero dell'immagine della Calabria e per altro verso a creare le condizioni politiche regionali per garantire un maggiore sviluppo di questa regione. Quello che Beppe Scopelliti conosco perfettamente tutti gli interessi che ci sono in gioco, quello che Beppe Scopelliti sta facendo nel mondo della sanità so perfettamente che scontenterà qualcuno, so perfettamente che scontenterà sacche di interesse, ma è quello che per un verso conterrà i problemi economici della Calabria, ma che principalmente sta restituendo un'immagine corretta della Calabria nel resto dell'Italia. Di qui a qualche anno nessuno del nord potrà permettersi di criticare la sanità calabrese, perché la sanità calabrese sarà almeno sotto il profilo gestionale, se non anche sotto il profilo della valentia professionale, allo stesso livello delle altre sanità. E di questo noi dobbiamo essere grati a Scopelliti e evidentemente alla sua giunta. La politica locale, anche qua. Io devo dire una cosa che mi infastidisce da credo 15-20 giorni, un mese, non lo so quando è avvenuta questa dichiarazione. La politica locale, i sindaci, cosa sono? Sono quei soggetti che, conoscendo bene le problematiche del territorio e le problematiche della gente che vive in quel determinato territorio, si devono muovere, si devono operare per la soddisfazione di quelle esigenze e per il superamento di quelle difficoltà. E devo dire una cosa, anche sotto questo profilo la situazione sta pesantemente cambiando.
perché consentirete a me di dire, e non è piaggeria, chi mi conosce sa bene che non ho questo difetto, che per me è stato un grande piacere sentire il presidente dell'ANAS parlare in termini estremamente positivi del sindaco di Villa San Giovanni e dire finalmente abbiamo un'amministrazione con cui possiamo seriamente confrontarci. Così come a me fa piacere evidentemente sentire le valutazioni estremamente positive che a livello di politica nazionale si hanno nei confronti del vostro governo. Ma se questo è il ruolo del sindaco, è evidente che ogni qualvolta all'interno di un comune vi sono delle infiltrazioni di qualsivoglia genere che impediscono a quel comune di correttamente funzionare, noi dobbiamo fare rispettare la legge e quindi arrivare allo scioglimento di quel consiglio comunale, perché solo attraverso lo scioglimento di quel consiglio comunale la restaurazione della legalità statale si possono ricreare le condizioni per soddisfare, come dicevo prima, le esigenze del territorio e le aspirazioni della gente. Allora qualcuno la finisca di dire che la politica è in mano ai prefetti. Noi ci siamo messi a ridere quando Veltroni ha dichiarato qui non vogliamo i voti della mafia, perché gli abbiamo spiegato che lo poteva dire anche nella precedente elezione regionale. Abbiamo nel momento delle elezioni nazionali fatto un patto con il popolo calabrese ed era quello della restaurazione e della legalità, e la restaurazione della legalità passa, piaccia o non piaccia, questo poco importa, passa anche attraverso lo scioglimento dei consigli comunali che sono inquinati dalla mafia. Ancora, l'amministrazione. Noi abbiamo necessità che anche qui in Calabria l'amministrazione diventi una amministrazione rapida, efficiente, e che non appesantisca con un surplus di burocrazia la velocità dei percorsi che sono necessari per consentire alla gente, ai giovani in primo luogo, di operare e di intraprendere. Siamo tutti molto stanchi di vedere qui in Calabria spesso l'amministrazione considerare una facoltà quello che è un diritto del cittadino e conseguentemente far retrocedere il cittadino da cittadino a suddito, e con ciò creando le condizioni per la ricerca ai fini dell'esercizio di un diritto, le condizioni per cercare forme di mediazione tra virgolette sociali attraverso poteri che non sono i poteri dello Stato. Qualsiasi lotta alla criminalità organizzata non può prescindere da una restaurazione della etica della politica a qualsiasi livello e dalla efficienza della pubblica amministrazione. Il recupero della legalità. Io credo in campagna elettorale, attraversando le terre della Calabria, una cosa ho capito, che i cittadini calabresi per primi vogliono il recupero della legalità, per primi i cittadini calabresi vogliono il recupero dei concetti meritocratici, per prima i cittadini calabresi vogliono l'abbandono delle vecchie teorie clientelari e assistenziali. Perché solo questo consentirà ai calabresi di restare qui in Calabria, di sviluppare qui in Calabria la loro intelligenza che è tanta, le loro energie positive, e di contribuire attraverso questo allo sviluppo della Calabria e non, come purtroppo fino
fino ad adesso è stato a contribuire con le loro intelligenze, con le loro capacità allo sviluppo di altre regioni. Quindi vi è la necessità di questo per consentire ai calabresi di restare in Calabria e di operare nella Calabria. Infine, e chiudo rapidamente, io devo dire la verità, quando sento parlare di giovani un poco mi viene da ridere questa storia giovani vecchi, io onestamente la capisco poco, anche perché non riesco a comprendere qual è la soglia di età della giovinezza, qual è la soglia di età dell'epoca adulta, della vecchiaia o quant'altro, essendo stato da sempre abituato a ragionare nel senso che in genere si affidano le responsabilità a chi dimostra di avere le capacità e la bravura per assumere e assolvere quelle responsabilità. Sicché ad esempio, grazie a Dio, è quasi morto, io ho qui vicino a me Pasquale che ha 32-33 anni e fa parte del movimento giovanile del Popolo della Libertà, io a 32-33 anni avevo già fatto la Pizza Connection, avevo già fatto il Moro Tè, per cui dico oggettivamente che a 32-33 anni si possa essere giovani mi sembra quantomeno, mi sembra quantomeno singolare. Adesso arriva la provocazione per me, e voi me la consentirete perché io sono anziano, ho 60 anni e quindi come mai non la doveste condividere, vi sarei particolarmente grato se la poteste, come dire, attribuire a un Alzheimer galoppante. Siete sicuri che i primi da rottamare non siete voi? Voi, non qua, è chiaro, sto ragionando in termini generali, mi pare che all'interno del movimento giovanile seguite le stesse identiche ottiche del movimento che giovanile non è. Spesso all'interno del movimento giovanile siete in correlazione con chi nel movimento che giovanile non è cerca di trovare uno spazio e di affermare il suo potere. E cioè sostanzialmente date corso a un percorso politico di facciata giovanile o non giovanile, ma dove sostanzialmente si disegnano delle cordate che sono molto chiare. Secondo le logiche della politica degli anziani, e cioè sostanzialmente l'acquisizione di un posto, se volete, di potere o di visibilità, e principalmente la paura di parlare. E allora se questo voi siete, i primi da rottamare siete voi perché non mostrate coraggio. E invece noi vogliamo, io voglio, che voi la guerra della rottamazione dei vecchi la fate fino in fondo, se ci riuscite, perché nessuno è disponibile a farsi da parte se non vi è una ragione vera. Quando ho cominciato a fare politica, un mio collega senatore mi disse, Nitto, dice, ma tu forse non hai capito, perché io cercavo di spingere qualche giorno, dice, Nitto, non hai capito, quelli sono bravi, la politica si blinda, è vero, la politica si blinda, ma se i giovani si blindano loro per primi all'interno di una politica blindata, quale possibilità voi avete di dare col vostro entusiasmo un'idea di rinnovamento alla politica? E allora se mi posso permettere, se vi accompagna la passione, vi accompagni la passione della battaglia e vi accompagna anche l'accettazione della sconfitta, ma fate politica con la schiena dritta, fate politica dicendo quello che vi passa per la testa, sperando che quello che vi passa per la testa sia sensato. Fate politica per rinnovare le stanche idee che spesso percorrono la testa degli adulti, in specie in una situazione politica
dove le ideologie sono finite e gli ideali spesso vengono stemperati dalla pratica di tutti i giorni. Smettetela di litigare fra di voi. Chi fa il coordinatore regionale dei giovani, chi non fa il coordinatore regionale dei giovani, ma no, ma quello se di questa cosa, allora intervengo e vi massacrate fra di voi, non arrivando mai a essere massa d'urto. E invece c'è necessità che voi diventiate massa d'urto, c'è necessità che ai vostri vecchi, evidentemente politici, mi auguro non nei vostri genitori, mi pare che sia un comandamento il quarto che dice onore il padre e la madre, ma i politici non sono né il vostro padre né vostra madre, quindi se del caso possono essere disonorati. Dite in faccia quello che voi pensate e non vi fate accontentare, non vi accontentate di un posticello alla gloria. Pretendete, adesso che ci sono le prossime elezioni, pretendete che qualcuno di voi sia seriamente in lista, pretendete che qualcuno di voi sia nelle circoscrizioni, datevi tutti quanti voi da fare, non per portare voti al vecchio di turno, ma per portare voti al giovane che voi cercate di esprimere, perché guardate, fino a quando voi vi comporterete così, resterete giovani, ma non resterete per altri 20 anni, 25 anni, e all'improvviso vi troverete vecchi, ma non so se quando diventerete vecchi e finalmente avrete nelle mani le leve della politica comunale, provinciale o quant'altro, vi troverete davanti dei giovani come voi, perché certo vi devo dire una cosa, che se a 50 anni veramente vi doveste affrancare dal vostro essere giovani e doveste per ipotesi divenire i vecchi di adesso, sarebbe per voi un disastro trovarvi di fronte, scusatemi il termine, dei giovani reali e particolarmente cazzuti che in pochissimo tempo vi rottano. Grazie a tutti, saluto il presidente Venero che ha parlato. Grazie per essere intervenuti, grazie al senatore Palma, Antonio Paridi, Daniele Romeo e Francesco Filomarino. A presto, al prossimo anno, grazie. Perché il gioco è falsato, non si deve falsare. Andiamo fuori che c'è. Grazie per il messaggio. Non c'era le persone. Ma non è ufficio perché c'erano tre, stavo salutando. Daniele Romeo, presidente regionale della Giovane Italia, un seminario che è volto al termine, un seminario tutto sommato positivo, pieno di contenuti, ma soprattutto pieno di prospettive. Come capitalizzare e se possiamo fare una sintesi di queste giornate che sono partite dall'11 novembre a oggi 13 novembre 2010? Sicuramente un momento importante di confronto, soprattutto perché è un momento gestito, creato e pensato prettamente da giovani che poi si sono confrontati con la classe dirigente di questo partito all'interno di un gruppo giovanile che sta crescendo e che sta nascendo in questo momento. Noi siamo convinti di poter essere protagonisti di questa fase di cambiamento e di sviluppo che sta impostando il presidente Scopelli in tutta la Calabria e siamo quindi altresì convinti che i giovani possano dare un apporto importante in termini anche di valori, di idee, di pensiero e di proposte da mettere in campo in questa nuova fase. E da qui è nato questo dibattito oggi che ci ha visti confrontarci insieme all'assessore regionale Caridi, al senatore Nitto Palma e insieme quindi alla Giovane Italia per capire quali prospettive di sviluppo può avere questa terra e quale ruolo possono avere i giovani sia all'interno del partito che all'interno di questa nuova classe dirigente calabrese che vede alla guida un presidente altresì giovane come Peppe Scopelliti. Ecco, la provocazione di Francesco Nitto Palma è stata anche forte. I giovani, in effetti il termine è un po' ambiguo ed equivoco tra virgolette, cosa in effetti stanno facendo i giovani
per meritarsi un posto da protagonisti nella politica, visto che attualmente non solo in Calabria ma forse in tutta Italia non hanno, a parte le eccezioni quali sono quelle addirittura del governatore Scopelliti, che è un giovane di 40 anni. Ma io credo di non essere d'accordo con quella parte di Partito Democratico che parla di rottamazione quando si confrontano i propri dirigenti. Non per forza un giovane, se non è brillante, se non è capace, deve andare avanti, non per forza un adulto, un uomo che ha grandi esperienze all'interno della politica debba essere valente e quindi anche egli ricoprire ruoli importanti all'interno del governo o comunque dei ministeri o delle regioni. Io penso che una persona, se è capace, deve andare avanti al di là dell'età, della propria appartenenza, dell'età anagrafica. Credo però che i partiti debbano aiutare i ragazzi a crescere, a poter migliorare, a poter esprimere i propri pensieri e le proprie idee all'interno delle amministrazioni pubbliche. Per questo io sono un consigliere comunale della mia città, che è Reggio Calabria. Lo sono stato eletto non con le liste bloccate, ma confrontandomi insieme ad altri, tantissimi altri candidati alle ultime elezioni comunali. Quindi penso che questo sia un ottimo banco di prova, ma credo che i partiti debbano aiutare esperienze come la mia a far crescere i ragazzi, a far entrare nelle amministrazioni e a riuscire ad essere protagonisti in una fase di sviluppo. La sensazione però è che i giovani, più che assumere una parte, un ruolo di protagonisti, vengono spesso utilizzati dai vecchi. Sì, ti do il contentino da consigliere, però al potere ci sto io. È un po' anche la provocazione rilanciata ancora una volta da Francesco Nitto Palma. Il problema è che i giovani non devono guardare all'ingresso nelle amministrazioni come momento di potere, ma come momento di condivisione, di confronto e di crescita della comunità. Io vivo la politica in questi termini, non mi interessa il potere o la gestione del potere, mi interessa la crescita del territorio. Ma è il potere che comunque cambia e fa crescere il territorio? Non ne sono assolutamente convinto, non è il potere, ma è la gestione e la condivisione delle cose che fa crescere e fa migliorare il territorio. Purtroppo se tuttora guardiamo al potere come fase negativa, come l'eccezione di questi ultimi anni, sicuramente la Calabria non crescerà mai. È la condivisione, il dare nuove idee, l'essere protagonisti della fase della svolta che fa crescere la Calabria. Il giovane può essere sviluppo e risorse insieme? Sicuramente sì. Bene, grazie Daniele Romeo. Villa San Giovanni, 13 novembre 2010. Grazie. Grazie, buona giornata. Pasquale Naso, coordinatore provinciale della Giovane Italia. Ripartiamo dove abbiamo lasciato un attimo fa con Daniele Romeo. I giovani sono sviluppo e risorse insieme per il territorio tutto? Sì, decisamente sì. I giovani lo sono, ma lo vogliono essere soprattutto. Cercano spazi, cercano il confronto. Noi l'abbiamo dimostrato in questi 3 giorni, come l'abbiamo dimostrato lo scorso anno. Le nuove generazioni vogliono questo e vogliono partecipare al cambiamento di questa terra, in piccolo nei vari comuni, in provincia e come nella regione. Un esempio lampante è il governatore Scopelliti, che comunque nella media nazionale è un politico giovane, 44 anni, ha fatto tutta la gavetta dal movimento giovanile fino ad arrivare al massimo livello regionale, che è quello di essere governatore. Sta cambiando la Calabria con l'entusiasmo di un giovane. Noi ce lo mettiamo l'entusiasmo, ma abbiamo anche le competenze per farlo e abbiamo soprattutto la voglia di far tornare grande una regione che purtroppo per l'incuria di tanta gente è agli ultimi posti delle classifiche nazionali. Bene, competenza c'è, voglia c'è. Francesco Nitto Palma un po' vi ha provocato, dice, ma c'è anche il coraggio? Sì, allora intanto il senatore Palma per me è una persona importantissima, mi ha dato la possibilità di crescere politicamente e umanamente, quindi conosco bene il suo pensiero. Lui ha ragione, ci ha provocato perché lui vuole dei giovani più agguerriti. Noi ci stiamo provando anche grazie al suo insegnamento e alla sua vicinanza. Non sto qui a dire quante volte lui è venuto giù in Calabria, ha voluto incontrare i giovani e con loro abbiamo fatto un percorso di legalità che difficilmente in passato si faceva. Quindi noi accogliamo bene la provocazione del senatore Palma e risponderemo bene al suo grido di riscossa. Ecco, questa seconda edizione di questo seminario, i giovani sviluppo del Meridione, se vogliamo capitalizzare questi 3 giorni, in sintesi come capitalizzare e quali riferimenti? Allora intanto noi presenteremo al governatore Scopelliti una proposta che già ieri l'amico Domenico Rositano ha esternato.
però siamo convinti che la formazione è fondamentale, scusate il gioco di parole, per far crescere dei politici nuovi, della classe dirigente nuova. Noi siamo qui, ci confrontiamo e cerchiamo di crescere insieme alle persone come il senatore Nitto Palma che ci danno dei grandi insegnamenti. Pasquale Naso è ottimista o pessimista? Ottimista. Grazie.